Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino. Queste sono alcune delle principali notizie di oggi. Bentornati. Chiampo, riesumazione dei resti a 45 anni dalla sepoltura. Nadia Chiarello fu uccisa, 17enne, fu trovata senza vita 9 giorni dopo la sua scomparsa ad una decina di metri dalla conceria dove lavorava solo da pochi giorni. L'inchiesta del 79 non portò ad individuare responsabilità, ma in Vallata del Chiampo il caso della giovane ragazza non si è mai veramente chiuso. Il PM ha disposto un'analisi dei resti. Dramma nei quartieri spagnoli, morta la trentenne colpita alla testa da una statuina. Chiara Iaconis, padovana per nascita e parigina per motivi di lavoro, domenica era in procinto di lasciare la città di Napoli dopo un weekend trascorso da turista insieme a Livio, il fidanzato. Mentre attraversava una stretta via del quartiere è stata colpita al capo da un oggetto pesante caduto da un balcone e morta 40 ore dopo in ospedale. Veneto caccia, stagione aperta tra ricorsi, multe e polemiche. In vista la delibera sui capanni. Si è aperta la stagione di caccia ed è polemica in Regione Veneto e associazioni in merito alla nuova legge sugli appostamenti. La normativa verrà votata a inizio ottobre. Il rischio evocato dai cacciatori veneti è un fioccare di multe in attesa del voto. Le sigle facenti capo a Sergio Perlato di Fratelli d'Italia si dicono pronte alla protesta. Posina, sicurezza in montagna, buone pratiche a convegno senza scordare le emozioni. Le buone pratiche affinché andar per cime e sentieri sia davvero un'esperienza fatta di emozioni positive senza rischi. Sarà un po' questo il fil rouge della serata organizzata sabato 21 settembre alle 18 a Posina dall'Associazione Culturale Posina Land nella pittoresca cornice di Contraccervi. La pagina dell'Eco Nazionale, addio a Totò Schillaci, indimenticabile protagonista di Italia 90, aveva 59 anni. Il mondo del calcio, ma non solo, piange la scomparsa di Salvatore Schillaci. Per tutti Totò, l'ex calciatore, è morto questa mattina a 59 anni all'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato dal 7 settembre a causa di un tumore al colon, per cui era già stato operato 2 volte. Maltempo, muore vigile del fuoco nel Foggiano, auto trascinata via dall'acqua. È stato ritrovato il corpo del capo reparto dei vigili del fuoco, intervenuto ieri sera insieme ai colleghi per aiutare automobilisti rimasti in panne dopo essere stati sorpresi da una bomba d'acqua abbattutasi nel Foggiano. Lo sport, Champions, Juventus da sballo, Milan dominato dal Liverpool. Martedì 17 settembre passerà alla storia come il giorno d'inizio della Super Champions League, la Coppa Campioni con il nuovo format senza più gironi. Sanità, il ministro Schillaci dichiara mancano 4.500 medici e 10.000 infermieri, aumentano le aggressioni. A lanciare l'allarme il ministro della Salute che nella sua comunicazione in Commissione Affari Sociali Previdenza spiega che nel settore dell'emergenza urgenza la carenza del personale è il principale problema. È tutto, a domani.